Piero Pelù, Ermal Meta, Elish Lane, Nicky Vendola, Antonella Viola, Gianrico Carofiglio, solo per citarne alcuni. Da Parigi ai Balcani, la 21esima edizione dei Dialoghi di Trani esporta culture ed idee in Europa. La kermesse, dal 20 al 25 settembre prossimi, torna a far incontrare nelle piazze sul lungomare di Trani alcune personalità di rilievo del mondo della cultura, della scienza, dell'informazione, dell'economia e dell'impresa per riflettere sul senso del convivere, tema della nuova edizione. I dialoghi si apriranno il 20 settembre per la prima volta a Parigi all'Istituto Italiano di Cultura della città francese con un dialogo sul linguaggio. Dal 21 al 25 settembre i dialoghi tornano come da tradizione ad animare palazzi e piazze del centro storico di Trani. Paese ospite di questa 21esima edizione è la Romania, con alcuni appuntamenti speciali organizzati in collaborazione con l'Accademia di Romania. E dopo le giornate tranesi, i dialoghi continueranno a Sarajevo, ospiti dell'ambasciata italiana nell'ambito della Settimana della Lingua Italiana in programma dal 21 al 27 ottobre. Ormai i dialoghi rappresentano l'evento della città e non solo della nostra città, ma un territorio molto più ampio. Bello il tema di quest'anno, pensate che è il tema con il quale ci siamo candidati a Trani capitale della cultura, cioè il convivere, la convivenza. Penso che la nostra città rappresenti in questo un unicum, una città dove convivono infatti diverse culture, voi pensate a diverse religioni, pensate da quella ebraica a quella musulmana, a quella chiaramente molto più cristiana, a quella ortodossa, quindi veramente il convivere rispettando la diversità, mai tema poteva essere diciamo più adatto alla nostra città.